Cambia il vertice per Confesercenti Arezzo. Per la prima volta a guidare l'associazione di categoria sarà una donna, Valeria Alvisi, che assume la carica di direttore. La direzione al femminile non c'era mai stata e quindi è un nuovo inizio anche in questo senso. Lo storico direttore Mario Chicaglini passa così il testimone dopo oltre 30 anni, come già annunciato nelle scorse settimane. L'assemblea elettiva ha poi confermato il presidente provinciale uscente Mario Landini, che prosegue quindi il mandato in continuità. È una conferma importante nel segno appunto di una continuità e appunto è stato confermato nel suo incarico per i prossimi 4 anni. Valeria Alvisi, 44enne, laureata in scienze politiche, è entrata in Confesercenti nel 2003 e poi ha ricoperto il ruolo di vice direttore sino ad assumere la guida in un momento particolare come quello che stanno attraversando le aziende aretine a causa della pandemia. Purtroppo prendo questo incarico in un momento complicato, insomma lo sappiamo, e quindi le cose da fare sono tante. Il lavoro dell'associazione continua sulla linea tracciata fino ad oggi, naturalmente, e quindi continuerà l'impegno perché comunque le difficoltà ancora permangono e sappiamo che il 2021 sarà l'anno della ripresa e di un nuovo inizio, ma insomma ancora siamo, diciamo, a fare i conti con una situazione difficile. Come sta l'economia aretina? L'economia aretina sta malino attualmente, e nel senso che a livello toscano e aretino abbiamo registrato nel 2020 un calo del PIL molto importante. A livello toscano gli ultimi dati ci dicono che c'è stato un calo di 12 punti che riporta indietro la nostra regione di 25 anni. I prossimi anni serviranno a riprendersi, a recuperare quello che è stato perduto, ma insomma ci vuole un po' di tempo, ci vorrà del tempo. L'associazione rimane quindi uno strumento, credo, indispensabile per le aziende per proseguire in questo percorso di ripresa e di crescita.